primo argomento è quello sul tempo effettivo in Serie C1, dunque come si regolerebbe di conseguenza la classe arbitrale per questa prima modifica che dovrebbe essere fatta per la stagione 2013-2014. Secondo argomento, regolamenti emisfatti sugli Under 21 in C1 e C2, dunque di conseguenza un bilancio su come è andata questa stagione. Poi terzo punto, cosa potrebbe cambiare a livello arbitrale la prossima stagione in quanto a regolamenti? Interessanti i primi due punti, perché chiaramente si cercherà di capire come verrà organizzata la classe arbitrale per quel che riguarda il terzo arbitro, il cronometrista, no? Perché su alcuni campi, insomma, lo sappiamo, è complicato farlo, e soprattutto che cosa accadrà in caso di pioggia, perché è ovvio che stare sotto la pioggia in quella situazione diventa anche pericoloso, non solo per l'arbitro, ma anche per gli atleti stessi, no? Che passano magari nella corsia laterale. Esattamente, quando si giocava in Serie B ancora con la possibilità di disputare le partite ai campi scoperti, l'acquedotto credo si fosse attrezzato alla grande, mettendo una copertura per il cronometrista, quindi questo problema non si porrebbe, ammesso che comunque ci sono dei campi in Serie C1 dove lo spazio è veramente limitato, pensa a quello della Folgarella o del Casal Torraccia, quindi poi questo non è un argomento che ci riguarda a noi direttamente da vicino, però va comunque approfondito. Lo chiediamo dunque al diretto interessato, primo ospite di questa serata, Marco Tosini. Ciao Marco. Buonasera. Ciao a tutti gli radioascoltatori. Allora, buonasera. Non so se hai sentito il nostro primo punto. Tempo effettivo, ovviamente manca l'ufficialità. Come vi organizzerete? Se puoi svelarci qualcosa. Ci saremo. Se saremo chiamati, noi ci saremo, come sempre. Come sarà organizzata la cosa, più che altro in campo? Cosa ne pensi tu di insomma, al coperto sappiamo già come si fa, allo scoperto è un pochino più difficile. Allo scoperto è un po' più difficile, però quando mi trovavo io anche in Serie B, così, che non era obbligatorio il coperto, logicamente esiste lo scoperto, quindi tipo visto lo Stasella Azzurra, dove ho fatto anche la crono tante volte al nazionale, e tanti altri campi in giro per l'Italia, lo scoperto, e ci si adegua, l'importante è che ci siano le misure regolamentari per poter giocare e per poter avere anche lo spazio fisico, mettere un tavolino, un cronometro e via dicendo, quindi non mi soffermerei molto su questo, ma proprio sul fatto importante ed evolutivo nel mondo del calcio a 5, che è quello del tempo effettivo in C1. Quella è una cosa molto importante, un avvicinamento a livello nazionale, che già il nostro calcio a 5 regionale è un ottimo livello, come squadra, quindi diminuire le difficoltà degli arbitri anche con il tempo effettivo, con una terza persona che controlla eccetera, quello diventa fondamentale. Marco, dal punto di vista regolamentare, dal punto di vista regolamentare, ad esempio questo terzo arbitro può dare una mano, per esempio con gli Under 21, magari può essere anche quello che controlla gli Under 21 in campo. Sicuramente può essere che dà una mano mentre gioca di svolgimento, a tenere un attimino a bada un po' le macchine, a fare delle segnalazioni anche agli arbitri dove necessario su alcuni casi particolari, come può essere appunto quello dell'Under 21. Condizioni meteorologiche in caso di luvi, che succede? Si sospende la partita. Mi sono bagnato tante volte e tante volte si bagneranno anche gli altri, quindi non è quello un problema. Non credo che sia quello il problema, solamente perché siamo abituati anche in casi di pioggia a stare in campo, quindi quello si mitiga con il sudore, poi l'acqua, no? Quindi l'importante è fare sempre, comunque sia il nostro dovere, andare in giro sempre a testa alta. Senti, può secondo te esservi allegata una misura minima regolamentare del campo? Ma ci sono le misure, quelle previste da regolamento, e quelle devono essere,
cioè se i campi sono omologati vuol dire che ci sono le misure, quindi non sta a me che decidere se qui si può giocare o no. Se la federazione è omologa i campi e c'è tanta di certificazione di omologazione, per me si può giocare, quindi non è un problema per me, per l'arbitro, quindi non vedo dove siano le problematiche su questo. Qua, intanto allora ti volevo chiedere un bilancio di com'è andata questa stagione e a che punto è la classe arbitrale, a che livello è in questo momento, perché si dice in giro che ci siano arbitri davvero molto molto bravi, però altri che sono ancora un po' acerbi, non c'è una classe media. Tu sei d'accordo su questo? Diciamo in parte, però sono molto fiducioso per il futuro, perché dietro le prime linee che andranno al nazionale, logicamente le seconde linee di quest'anno diventeranno le prime linee della prossima. Cioè, ci stiamo lavorando su questo. Ecco, ci sono seconde linee, perché quello che si dice è che ci sono prime linee e magari quinte linee. No, ci sono, eppure bravi. Dunque allora un bilancio di questa stagione, ho visto che hai parlato spesso sui quotidiani, sei rimasto molto contento di comandare, effettivamente lo dicevamo anche noi in privato quest'oggi, è chiaro che ci sono sempre state le solite polemiche, ma molte di meno rispetto allo scorso anno, e quindi vi facciamo i complimenti. Grazie, perché l'impegno dico sempre che paga prima o poi, perché ormai questo è il mio quinto anno alla Regione Lazio come responsabile degli arbitri di calcio a 5 ed è importante, diciamo, un fattore di continuità, e quando c'è questo fattore di continuità i ragazzi crescono, li seguono, ma soprattutto piano piano si crea sempre il movimento, diciamo, dietro che incalza, e ci sono dei ragazzi molto bravi che stanno incalzando, diciamo, le prime linee, che saranno, per fortuna per loro, non ci saranno più, per sfortuna nostra, però d'altronde è fatto così, è capitato quando io sono andato alla nazionale, è capitato a quelli dopo, è capitato a quelli prima, quindi è una ruota che gira, prima o poi quelli bravi devono aspirare a cose più alte, ed è giusto che sia così. Per quanto riguarda la parte, diciamo, arbitrale di questo campionato, sinceramente sono molto ma molto soddisfatto, perché a prescindere da alcuni deplorevoli atteggiamenti avuti da tifosi, io chiamo tifosi ma non sono tifosi, i tifosi sono quelli che sì, fanno macello, quelli che te possono anche insultare qualche volta, ci può stare tutto nella vita, ma non la violenza e l'arroganza, questo non l'ammetto e non l'ammetterò mai, ed esce sconfitto il mondo dello sport nella sua completa globalità. Mentre la classe arbitrale, diciamo, è sempre, diciamo, quella che è sotto l'occhio del ciclone, sempre sotto gli occhi, con gli occhi puntati, è l'unico uomo vestito diverso rispetto agli altri. Gli altri stanno 5 da una parte e 5 dall'altra, che sono tutti uguali vestiti. Molte volte si fa difficile a riconoscerli. L'arbitro si riconosce sempre, o da solo in coppia si riconosce sempre. È logico che poi, quando il gioco è fermo, chi guardano? Non guardano il gioco con la teta, guardano l'arbitro che cosa fa in quel momento. Certo. Quindi è importante la cultura dello sport, secondo me, e credo che siamo sulla buona strada, anche con Paolo Forte, con Paolo Larico che saluto, ci siamo sentiti più volte proprio su questi argomenti, e quando persone amanti di questo sport hanno le stesse idee che abbiamo un po' noi, ci fa soltanto che un piacere, e poi ce ne sono tanti altri, adesso i nomi nemmeno mi ricordo perché ne conosco tanti, parlo con tutti, non ho mai negato la parola a nessuno, quindi riconfronto, quindi non ho nessunissimo problema a confrontarmi. Marco, a proposito di confronti, ci dovresti spiegare una questione per quel che riguarda gli under in C1 e C2, perché vorremmo che ci chiarissi come funziona quando l'arbitro fa il riconoscimento, qualora non ci fossero gli under a disposizione in lista, ad esempio. L'arbitro non può non fare all'inizio la gara. Le società sanno per regolamento che si può fare ricorso eventualmente. Si può fare ricorso e poi è logico che se ne pagano le conseguenze, ma loro lo sanno fin dall'inizio, quindi non vedo qual è il problema. L'arbitro non può dire non si gioca perché non c'è l'under, stiamo scherzando.
Certo. Errori tecnici non invece come vengono considerati? Gli errori tecnici sono quelli dove l'arbitro diciamo sbaglia grossolanamente a livello regolamentare, non il fallo, non il rigore, e qui non c'è il fuorigioco, certo. Vabbè, però logicamente quando sbaglia grossolanamente altre cose. Ti faccio un esempio, in una partita che non preferisco non tirar fuori, ad esempio c'erano due giocatori espulsi per una squadra, l'altra squadra ha segnato e sono entrati tutti e due i giocatori espulsi. Allora io non so qual è la gara, però posso dire che se i giocatori espulsi logicamente non possono entrare tutti e due, è normale, però dipende da quando sono stati espulsi, se sono passati due minuti, non lo so, se sono stati espulsi insieme e sono passati già i due minuti e quindi potevano rientrare, questo bisogna vedere l'episodio proprio nella sua globalità. Così dico no, è logico, perché sicuramente è quello che io posso cambiare. Però bisogna vedere se i giocatori espulsi sono già stati giocatori espulsi che erano passati già i due minuti. Quando è capitato in questi anni vi è mai capitato di dover in un certo modo sovvertire un risultato oppure addirittura dover far ripetere la partita per un errore tecnico? Una volta mi è capitato nel mio primo anno, mi ricordo che un arbitro si era rotto l'orologio, ha fatto un tempo 25 minuti perché la cosa, gli ho detto scrivi quello che è successo, non è un problema. Forse proprio è uno che veniva un arbitro bravo dal calcio a 11 e veniva per la prima volta al calcio a 5, gli è successo questa cosa, la prima partita si è fatto rigosa e dice ma è successo veramente questo, dice sì, scrivilo sulle teste, non è un problema. L'importante è scrivere sempre la verità, le partite raramente si ripetono perché è raro anche l'errore diciamo tecnico dell'arbitro, però ci può essere, ci può stare, no? Non è quello il problema, come il calcio a 11 succede, rifanno le partite, non è quello il problema. Il problema è sempre restare nei limiti della correttezza reciproca, quello sì. Marco, un augurio per il prossimo anno, ci sono delle novità, pensi di cambiare qualcosa, di migliorare i ragazzi della tua classe arbitrale? Non so nemmeno se ci sarò saltando, quindi, perché il nostro è un incarico annuale, quindi il 30 giugno ti cade e a luglio si vedrà. Ho delle idee, ho delle innovazioni da portare. Poi, potresti fare la fine di Cesari e Paparesta, allora, che sono ospiti in televisione? No, assolutamente no, non ci tengo perché io voglio nel mondo dell'AIA e l'AIA è troppo bella per uscirne. E quali sarebbero queste idee? Dici un po'. L'idea di un confronto sicuramente più serrato con anche con le società, degli incontri nostri interni degli arbitri un pochettino più frequenti, come si fa magari nel calcio a 11, magari soltanto con un gruppo di ragazzi, e cercare di sviluppare il ruolo arbitrale anche in provincia, perché non è ci sono soltanto sezioni Roma 1, Roma 2, Ciampino, lì ci può essere Tivoli, ci può essere Aprilia, ci può essere Viterbo, ci può essere Rieti, e lì il mondo deve crescere. Se Rieti non ha un girone di calcio a 11, di calcio a 5, la responsabilità è di tutti, non è dell'arbitro, è di tutti. Se non c'è calcio a 5 non crescono nemmeno gli arbitri di calcio a 5 lì in quella città, quindi è importante cercare di portare lo sport anche a livello periferico e non soltanto centralizzato. Questo è importantissimo secondo me. Marco, noi ti ringraziamo di fare radio. Allora, tutte le tante insomma idee, ne è esposta una particolare, questa del salary cap, l'hai sviluppata e oggi ce la stai per spiegare. Io sono carta e penna per scrivere tutto quanto, quindi vai piano e comincia. Ok, dunque iniziamo. Vi faccio una domanda: c'è il delegato, c'è Colantoni in studio? Sta arrivando Pietro perché purtroppo, cioè purtroppo Dio, aveva un impegno istituzionale, comunque sta arrivando. Ok, no, sono solo per sapere e per salutare. Allora, vi ringrazio per la nuova opportunità, insomma, che mi date per esprimere le mie idee, le nostre idee,
e più visibilità anche, insomma, che non fa mai male quando sei in una squadra, una realtà diciamo cittadina, regionale, provinciale, insomma fa sempre bene avere una platea un po' più ampia, e vi ringrazio. Detto questo, premetto che l'idea del salary cap è un'idea che è maturata con un colloquio con una persona dell'entourage e che quindi un pochino poi sto sviluppando, ma come semplice idea, e ripeto, è carino che ci sia l'opportunità per renderla pubblica ai vostri microfoni. Allora, l'idea è molto semplice. Partiamo dal presupposto che io la vedo come una come un qualcosa di adesione volontaria dei presidenti, e premetto anche, come ho detto sabato, che ogni presidente, ogni dirigente, ogni DS è libero di fare quello che vuole nei limiti del rispetto della legalità, chiaramente. Quindi l'idea qual è? L'idea è quella di regolamentare, se vogliamo, visto che facciamo il campionato di dilettanti, l'unica grande regolamentazione sui rimborsi è quella legislativa, legale, fiscale, se vogliamo, che però per una categoria come la C2 può essere un plafond abbastanza alto, se non sbaglio, giusto? Sì, sì. Quindi parliamo di, se non sbaglio, 7.500 euro di limite diviso in 8 mesi, insomma un limite che arriva più o meno a 900 euro al mese. Detto questo, l'idea qual è? Siccome ogni estate, ogni diciamo fine campionato inizia un po' quel calcetto mercato, e voi lo conoscete bene visto che avete fatto anche un sito interamente dedicato, succede poi che viene il giocatore e magari ti dice: guarda, ok, la tua offerta, sì, però dall'altra parte mi hanno offerto quello, no, quell'altro. Con uno sport, tra virgolette, degli ultimi anni, come diceva un po' anche Andrea Verde, due puntate fa, di gioco a rialzo, dando anche delle cifre un po' esagerate, se vogliamo, no? Un po', sì. Diciamo, un po' fantocchiare, tra virgolette, se vogliamo, queste cose esagerate. Però sai, quando uno fa una trattativa, partendo dal presupposto che quando si parla di un altro club, di un'altra società, io, ma come gli altri, abbiamo sempre un grande rispetto. Se a me viene un giocatore e mi dice: tu mi offri 50, il tuo vicino di casa, o piuttosto la società Y mi offre 50 per 4, io fino a prova contraria ci credo, perché credo nell'onestà del giocatore e perché credo nella generosità e nella, diciamo, libertà dei presidenti e dei DS e di chi gestisce il budget. Detto questo, l'idea qual è? Partendo sempre dal presupposto che siamo dei dilettanti, partendo sempre dal presupposto che dobbiamo fare sport per prima cosa, l'idea è quella di fare un documento programmatico, nel senso un documento di adesione, quello che viene chiamato un po' in gergo una piattaforma, no? In cui chi vuole aderisce a questo documento, magari fatto per categoria, per quindi C2, C1, serie D, perché no, in cui si dice: guarda, noi aderiamo a questo salary cap, ossia diciamo che in C2, faccio un esempio di una cifra qualsiasi, io con società mi impegno a non corrispondere a un giocatore più di 300 euro, più di 250 euro, più di X euro, ok? Quindi è un impegno, mettiamo che si fa questo documento e in C2 aderiscono, che ne so, 30 squadre, faccio un piccolo esempio. A questo punto ognuno chiaramente ha a disposizione questo documento, e quando io offro X a un giocatore e lui mi dice: guarda che a me la società qualsiasi, Pinco Pallino, mi offre Z, io vado a vedere dentro al documento della società appartiene, è aderito a questo gentleman agreement, se vogliamo chiamarlo così. Ok? Allora io e lì chiaramente poi si innesta un meccanismo per cui, un circolo virtuoso se vogliamo, in cui con una piattaforma del genere con nessuno più è portato a giocare a rialzo, e ripeto, a volte con dei rialzi proprio astronomici. Anche astronomici, ma poco accoglibili, no? Poi si fanno il settore poi va per mode, no? Va per
per voci, per rumors, ad esempio se la società, io so che quella società, io giocatore so che quella società è una società che paga, perché magari ha la fama di essere una società che paga non come serietà di pagamenti ma come cifre, magari vado là e paro grosso, ok? Certo. Ah, se invece c'è un documento di regolamentazione il cui scopo è proprio quello di, diciamo, instillare la volontà, la mentalità di avere una regolamentazione e soprattutto di un minimo di consorzio, cioè noi siamo, non abbiamo una lega, esiste una divisione calcio 5 che chiaramente appartiene ai piani più alti, giustamente alle serie veramente nazionali, siamo un comitato regionale o provinciale, facciamo un piccolo consorzio tra di noi, magari un primo passo per dire presidente, ok, guarda, noi aderiamo a questo, a questa idea, che poi si può anche sviluppare, può diventare ad esempio sui trattamenti ai giocatori, non essendoci un contratto nazionale. Certo. Un contratto... Infatti noi, la nostra idea, Claudio, era che questo, insomma, questo patto, ok, avrebbe incluso anche il fatto che per esempio la società si impegna secondo questa carta anche a pagare i rimborsi dovuti, per esempio. Assolutamente, perché oggi ad esempio i rimborsi sono il più delle volte una stretta di mano, proprio perché sono rimborsi, e succede purtroppo, è deprecabile questo atteggiamento di tante società che fanno un mister che contattai 2 anni fa mi disse è arrivata la moda di fare il campionato di clausura e di apertura o viceversa, cioè si fa il campionato fino a dicembre, se a dicembre va bene, se non va un monto, intanto arrivo invece che terzo arrivo settimo, come? Oppure comincia a non pagare più i giocatori. Ecco, questa è una cosa che è deprecabile, quindi in un clima di equilibrio io ti garantisco una cifra regolamentata come cifra massima, che io se voglio posso dare pure a tutti i giocatori, perché se io voglio dico ok, il salary cap per me è per 12 giocatori o per uno o per due, quello poi è un altro discorso, però io poi mi impegno anche a dartela questa cifra. Certo. E se non te la do, poi chiaramente diventa, non dico un titolo esecutivo, ma comunque diventa un qualcosa. Beh, l'obiettivo, l'obiettivo se vogliamo dalle due parti è dare una sicurezza magari a un giocatore di un eventuale pagamento del rimborso, e dall'altra per chi aderisce giustamente, e se lo si fa in molti, abbattere costi che esorbitanti, no? Sì, esatto, perché esatto, hai capito perfettamente il clima, perché poi che succede? Il gioco a rialzo che fa? Danneggia tutti, perché magari il presidente o il budget controller preso dalla foga dice di sì e poi si trova strozzato e magari comincia a penalizzare qualcuno o a non pagare. Non solo, e di esempi purtroppo anche autorevoli ne abbiamo avuti tanti, e li capisco i presidenti, perché poi diventa difficile far quadrare i conti. Dall'altra parte che succede? Magari il giocatore è anche portato a chiedere di più, perché dice, sai che ti dico, io non ho la garanzia che i soldi me li danno, sparo tanto subito, perché almeno, che ne so, con 3 rimborsi ci faccio tutto l'anno. Quindi si mettono poi dei circoli anche poco virtuosi, tra virgolette. Diciamo che è questo salary cap nasce per cancellare in realtà 2 o 3 mode, no? La prima è quella dei rimborsi eccessivi, la seconda è quella chiaramente dei rimborsi non pagati, e poi insomma c'è un'altra che chiaramente è quella che in certo senso regolamenta anche la gestione dei costi delle società, no? Insomma, siamo arrivati ad un punto in cui veramente voi presidenti giocate a rialzo per vincere alla fine, per prevalere sugli altri, ma si sale in continuazione. Sì, anche se devo dire la verità, sto notando in questi ultimi 2 anni, ma magari è un'esperienza solo mia, però insomma parlando un po' in giro, confrontandomi anche con altri gestori di società che non sono per forza presidenti, sono anche di essere direttori operativi, ma anche in categoria superiore, noto che poi c'è un po' un'inversione di tendenza o di ritorno comunque a dei rimborsi, ma delle spese proprio di gestione più parche, più misurate, perché comunque è un po' come tutti i mondi, si è raggiunto un po' l'apice,
poi la curva. Riassumiamo la questione del salary cap. Allora, ci sarebbe questa carta, questa idea di questa carta tra società che si dovrebbero mettere d'accordo per stabilire un tetto massimo di rimborsi per un giocatore, di modo di che non ci si, non ci sono queste eventuali trattative, giochi a rialzo per la, insomma, la concessione dei rimborsi, e allo stesso tempo si potrebbe dare una garanzia magari a chi aderisce, ai giocatori che fanno parte delle società che aderiscono, per la ricezione di questi eventuali rimborsi. Insomma, tu che ne pensi? Tutto quello che riguarda i rimborsi, chiamiamoli così rimborsi, perché mi sembra che non siano più stati dei rimborsi ma bensì addirittura stipendi. Dei stipendi, quindi giustamente il presidente qui si è trovato già lo scorso anno, credo, a tagliare molto su questi stipendi o rimborsi, come vogliamo chiamarli, e lui è stato uno dei primi con alcune sue pedine che gli ha detto o è così o è così, insomma, giusto presidente? Con Antonio dimostra di avere dei buoni informatori, ma io, grosso modo sulle società, diciamo, un po' di elite che sono anni che calcano i nostri campi di calcio a 5, sappiamo un po' tutto, vita, morte e miracoli, insomma. Questo salary cap, idea interessante per contrastare il fenomeno dei rimborsi degli ingaggi, esatto, al rialzo. Va detto che voi l'avete sempre detto, investite sui giovani e non date rimborsi, esatto, o date meno rimborsi. È altrettanto vero che comunque per un giocatore può avere dei costi. Però un presidente che si trova che o deve vincere un campionato oppure si deve salvare, delle volte si trova costretto a andare incontro, fare un piccolo sforzo, esatto, fare un piccolo sforzo, però non deve superare certi limiti, come dice qui il presidente, perché sennò dopo si raggiunge le ultime giornate che non si presentano, come è successo, insomma, non voglio far nulla. Però la domanda è: si può fare? Se le società si mettono d'accordo, fanno un documento, non è che deve essere depositato in federazione, certo, è un documento fatto tra di loro. Ci sono le 56 squadre del C2, le 16 squadre del C1. Fanno una riunione che posso anche presiedere io, il presidente, e si fa un comune accordo, almeno sti giocatori si calmano un pochetto. E uno è libero. E si può fare anche sin da subito. Sì, si può. Se loro si mettono d'accordo, anche da domani. In questo si può chiedere un aiuto alla Consulta, ad esempio, Pietro. Certo. Questo sarà un argomento che la prossima settimana che ci riuniamo come Consulta, che porteranno tutte le varie proposte e che io porterò in consiglio, che già qualche cosa abbiamo mosso io e il presidente, perché lì ci stanno pure gli altri consiglieri che se no, certo, devono essere. Io domani c'ho consiglio, intanto propongo queste qua, loro ci penseranno e roba varia. Claudio, sei stato promosso, sì. Allora. Ah sì, grazie. Grazie. Lui è un amico, lui è un amico. Sì, assolutamente sì, ti ringrazio molto. Ne abbiamo parlato anche i tempi indietro, 4-5 mesi fa, sotto Natale, ne avevamo già parlato di questo io e il presidente. Perché... Sì. Permettetemi un paio di considerazioni. Sì. Allora, è giusto dire che è vero, i giocatori spesso sono scatenati, ma questo, diciamo, i giocatori poi sono vittime carnefici, perché comunque diciamo, l'affare si fa sempre in due. Quando un giocatore viene e chiede tanto, a volte chiede tanto perché anche noi presidenti, noi società siamo bravo. C'è un'asta. Sì, bravotti, sì, no, allora qualche giocatore più forte quello dell'altro, quindi secondo me poi per evitare situazioni che già sono avvenute, ma che soprattutto in un momento di, passatemi questa parola, crisi, una parola che va purtroppo un po' di moda, per evitare che qualcuno faccia il passo di lungo della gamba, ma soprattutto per fare sistema, nel senso di diffondere una cultura che è quella di dire: signori, ricordiamoci che giochiamo a pallone, ricordiamoci che facciamo sport, ricordiamoci che siamo dilettanti, ok? Io ti voglio pagare perché è giusto, perché ci sono anche dei giocatori che giustamente ne fanno di questo sport un divertimento, ma un
arrotondamento mensile, perché è giusto così, perché a volte l'impegno è importante. Parlo magari la C2 relativamente, due allenamenti, le trasferte lontane, a parte quelle che c'è da Colantoni che ci manda a Gaeta. No, può anche diciamo la verità, può anche, oltre a un rimborso eventuale della benzina, può anche avere il rischio magari di un ragazzo che fa il manovale, si fa male sul campo e magari si deve prendere delle ferie al lavoro, o comunque non può andare al lavoro, insomma può anche valere il rischio, ecco, certo, il rimborso, certo, diciamo, certo. Diciamo, esatto, quello dell'infortunio ad esempio è un altro tema, è un tema che probabilmente in un modo o in un altro andrebbe regolamentato, e o comunque, e qui mi dispiace che c'è con Antonio, non voglio additare nessuno, non voglio dare colpa a nessuno, però magari l'assicurazione della federazione, del comitato, è un'assicurazione secondo me quella nazionale. Sì, con dei massimali un po' bassi, perché comunque è successo che dei giocatori che hanno avuto degli infortuni anche non dico importanti, ma comunque che l'hanno tenuti fermi, certo, per un periodo non indifferente, hanno preso poche centinaia di euro. Conveniva che cadevano con il motorino per strada, scusatemi, certo, anche, certo, la battuta. Quindi anche qui secondo me, però poi giustamente il giocatore quando gioca non è che tira dietro la gamba, i giocatori vogliono giocare, si giocano in stretto ed è bello così, perché tutti lo vogliamo. E tornando indietro, poi il discorso che diceva Colantoni, è chiaro che nella gestione mia e dei miei soci della società c'è stata una consapevolezza anche di un mercato, no? Che sta andando in un certo, in una certa strada, in una certa, in un certo obiettivo, sì, sì. Quindi è chiaro che se le tariffe le fa il mercato, come in tutti i settori, anche noi ci stiamo allineando in un momento che sicuramente è meno ricco per tutti, ma anche in un momento in cui vediamo che squadre che saltano, situazioni di giocatori che comunque c'è chi te lo viene a dire, guarda, io sono quattro rimborsi indietro o piuttosto quello, allora io voglio rimanere una società virtuosa che paga con tutte le difficoltà del caso, perché a volte è difficile, che paga comunque i propri atleti, però chiaramente poi non posso essere quello che fa un po' il giro di vite, perché lo fa con consapevolezza anche di chi mi sta davanti, perché tanti giocatori dicono certo fai bene, hai ragione, ma che poi divento poco competitivo, perché comunque c'è sempre la squadra di turno che fa già l'hai fatto l'anno scorso, già l'hai fatto l'anno scorso questo tipo di discorso, già l'hai fatto l'anno scorso e l'hai attuato in parte, credo, no? Claudio, ti dobbiamo salutare però. Assolutamente. Allora, okay, ti ringraziamo per quello che ci hai detto e la parola adesso passa a Pietro Colantoni. Quando ti verrà un'altra idea non esitare a contattarci e continua ad ascoltarci, perché adesso rivolgeremo a Pietro Colantoni questa decina di proposte. Siete stati gentilissimi, vi ringrazio, buon lavoro, saluto Pietro e tutto il suo staff. Grazie. E saluto tutti i miei soci che mi stanno ascoltando, in particolare c'è Sandrino che mi sta scrivendo e lo saluto. Grazie Claudio Vergini del Centro Celle. Ciao. Torniamo allora ai studi. Allora, cominciamo in questi 35 minuti prima della pausa questo testa a testa con Pietro Colantoni, il delegato al calcio 5 del CR Lazio. Walter, vai. Allora, abbiamo parlato un po', insomma, di salary cap. Claudio ha parlato in particolare per quel che riguarda la Serie C2, sempre riguardante la Serie C2. Sorteggio integrale. In molti ve lo hanno richiesto, Pietro, e facendo una attenta analisi non è così più dispendioso riuscire a fare quattro gironi misti, magari con delle teste di serie che vadano per numero di matricola per i risultati conseguiti negli ultimi tot anni. Ti chiediamo ad ogni domanda se ti piace la proposta, se si può applicare, quando, come, dici tu. Guarda, per quanto riguarda il sorteggio integrale, ricordatevi che la regione è lunga e noi abbiamo fatto, erano tre gironi, abbiamo fatto il quarto girone proprio per diminuire almeno al 30% le spese delle società, almeno su quello noi, come abbiamo sempre detto, attenti agli ingaggi, stiamo tentando sempre di far fare meno chilometri possibili alle società per andare a giocare il sabato. Però abbi pazienza, se io sono una squadra di Civitavecchia e so che devo andare a
posto più lontano, fondi. Io lo so, prendo un giocatore di meno e la trasferta me la faccio. Sì, anche questo è vero, però quello succede in C1. C1 si sa che in girone unico chi ti capita, ti capita, come è successo che il Fondi si è dovuto fare due trasferte di, per la Coppa. Oltre che per la Coppa anche di Civitavecchia, anche per il campionato ha fatto altre due volte Civitavecchia. Altrettanto ha fatto il Civitavecchia che è andato a Fondi due volte, va bene. Però, torna a ripetere, uno su quello lo sa, va a fare un girone di eccellenza. Di eccellenza del campionato di calcio a 5. Non è più provinciale, non è più provinciale, capito? Ma neanche la C2 è provinciale, è regionale. Soltanto tentiamo noi, con il quarto girone che abbiamo fatto, proprio in virtù di diminuire le spese. Però queste spese adesso si stanno allungando perché ci sono parecchie squadre di Roma. Roma centro, Roma laterale. E nelle province c'è sempre meno squadre, se noi andiamo ad analizzare, escluso il girone D che parte da Pomezia e scende giù. Però, per esempio, un altro esempio. Quello si può fare. Si può fare anche perché facendo quattro capisaldi su quattro gironi, sarebbero 16 squadre e poi si sorteggiano tutte non si potesse fare per diciamo testa di serie o numero di matricola per risultati conseguiti per zona. No, io dico, negli ultimi due anni chi è piazzato meglio nei primi quattro posti, 4x4, 16, si prendono le quattro squadre, si dividono nei quattro giri e poi si sorteggia tutto, si può anche fare, questa è una cosa che sicuramente la Consulta porterà al vaglio del Comitato Regionale Lazio, io lo porterò in consiglio e sicuramente... Anche perché per voi diventa sempre più difficile comporli. Certo, perché ogni volta c'è una discussione. Sì, ma c'è sempre discussione. Però è normale che se una squadra gioca su una via e quella che sta a 100 metri poi in un altro girone... Quella l'abbiamo sorteggiata, il 7-0-4 con la Virtus Stella Azzurra, l'abbiamo sorteggiata e dovevano capitare, perché erano completi i due gironi, abbiamo sorteggiato, vediamo un attimo, e l'altro anno è successo con il football club. E la finisce. Quest'anno è successo per esempio che entrambe le squadre di Ostia erano lo stesso girone e gli altri anni invece magari è capito di no. Veniva dalla serie D. Era sì, la squadra di Ferrara veniva dalla serie però D. Per esempio il Futsal Ostia era un altro girone. Sì, era nel girone litoraneo. Era nel girone A. E quest'anno perché fatto... c'erano più squadre di qua, capito? Il 7-0-4 non sapevamo dove buttarla veramente insieme. Quindi, con la Fenice che erano di Torti Quinto e cosa. Abbiamo sorteggiato, la Fenice è andata di là e questa di qua. Allora, abbiamo capito che la prima proposta non ti entusiasma, però si può fare si sente il consiglio, società. Certo, le società credo che siano d'accordo, perché ho sentito pure io, perché come sentite voi sento anch'io, mi chiamano, mi dicono, poi le proposte vostre sono sempre all'ordine del giorno, le vedo sul sito, quindi non è che dormiamo da una parte. Insomma. Poi è anche vero che, come dici tu, tu vai a fare la C1 e si sa che ti potrebbe capitare questo, se tu all'inizio dell'anno hai delle trasferte. Lo puoi fare anche... E noi lo diciamo a settembre, purtroppo lo diciamo a 15-16 giorni dal campionato, quindi uno magari si è organizzato in un certo modo. Comunque fare la trasferta, non è che sì, non le trasferte capita, bisogna quindi... farle. Dobbiamo diretta, sempre qui con Pietro Colantoni che sta spizzando il foglio delle proposte. Non puoi guardare Pietro, adesso. Passiamo allora ad un'altra proposta, sempre che ci è pervenuta grazie al contributo delle società che ci hanno scritto. Argomento giovanili, questa mi sembra una delle più facili da realizzare, non so se tu sei d'accordo. Bonus per le iscrizioni alle società secondo numero di squadre iscritte da sfruttare l'anno successivo. Non è bonus, è un contributo. Contributo. Questo è già nei termini del presidente, che sicuramente il prossimo anno lo attuerà. Chi ha dalla scuola calcio fino alla serie C1, C2 o serie D, perché pure ci sono squadre di serie D che ci hanno dai pulcini alla serie D. Quindi vedremo che contributo possiamo dargli. Perdonami se ti interrompo, adesso chi ha una squadra iscritta in tutte le categorie, ovvero dalla più bassa alla più alta? Dei pulcini. Cosa riceve comunque un bonus o qualcosa, oppure non c'è niente di tutto questo? Non c'è nulla di niente, perché chi ha le scuole calcio... C'è un punteggio alto in una possibile categoria di ripescaggio, sì. Ma niente di più. Però così si garantirebbe un po' di continuità, nel senso la squadra che sa magari di avere un bonus o un contributo da spendere l'anno successivo riscrive tot numero di squadre. Insomma,
si crea un certo discorso di continuità oppure no, secondo te? Guarda, le scuole calcio, non dico le prime squadre, le scuole calcio si mantengono da sole, voi lo sapete, perché sono quote associative che danno i genitori alle varie società per far divertire i loro bambini, perché io dico che a quell'età bisogna che si divertono e non che magari già li mettono in campo, tu stai fermo lì, uno deve fare quello che si sente di fare, guarda, e lo fanno l'80% da noi, le scuole calcio, le vedo, fanno questo tipo di lavoro. Quindi poi quanto riguarda la juniores e roba varia, noi facciamo per esempio l'obbligatorietà della juniores proprio in virtù per una continuazione, che oggi noi abbiamo l'under 21 che sono 52 squadre, abbiamo una continuazione di questo. Posso dire una cosa, che adesso non me ne intendo assolutamente di come voi strutturate gironi, categorie, quindi è una mia proposta, ma se eventualmente una squadra avesse iscritte tutte, ma proprio tutte le... Ci sono. Esatto, potrebbero per esempio non pagare l'iscrizione con la prima squadra? Assolutamente no. No, perché è la federazione che non... come quello che dice che adesso mi telefonano o telefonano pure al comitato, le squadre di terza categoria che hanno vinto il campionato. Dice che noi abbiamo l'iscrizione gratuita. Se noi dovessimo dare l'iscrizione gratuita a tutte quelle che vincono... Non si sopravvive. Quindi bonus si intende... L'ho detto io. Non si sopravvive. Chi tace acconsente. Bonus perché... si intende, non so, palloni, però, divise. Quello, guarda, posso dirti una cosa, che quest'anno è stata attuata sul calcio a 11. Le squadre di provincia che per istituire una squadra di juniores con nascite zero ai paesi sono riuscite ad avere questo. Il presidente gli ha dato, mi sembra, 25 o 30 palloni e le reti delle porte, tutto quanto. Adesso le stanno consegnando. Quindi nella provincia di Viterbo, nella provincia di Latina, l'ha fatto perché nasci da zero e fanno dei grossi sacrifici, perché li vanno a prendere magari due su un paese e due su un altro, e queste società hanno costituito le squadre di juniore. Se il presidente ha dato questo contributo. Quindi è attuabile sin da subito questa cosa? Ma dal prossimo anno faremo questa richiesta, sì. Quindi dal prossimo anno si farà richiesta, quindi tra due stagioni? No, queste sono cose che si fanno anche subito, non è che serve da programmare. Ok, rimaniamo nell'argomento delle giovanili. Pietro, di questo non abbiamo parlato. Io da quando cominciai che mi dici questa quest'anno cosa? Quest'anno può darsi che ci riusciamo. Creazione. Però dobbiamo fare una prima creazione dell'elite dell'allievi giovanissimi. Elite è una cosa che giovanissimi. Era proprio questa. Creazione di allora, elite per. Noi dobbiamo fare due fasi qua. Dovremmo fare dei gironi un po' cortini, da 10 squadre, anche da 8. Fare la prima fase fino a Natale, andata e ritorno, perché i campionati si fanno sempre andata e ritorno. Poi si prendono le prime, bisogna vedere quanti se ne iscrivono, quante. Perché un conto farlo sul calcio a 11, che sanno che ci stanno i provinciali, poi ci sono i regionali, allora possono fare certe fasce. Noi, a secondo le iscrizioni di quest'anno, noi possiamo fare la prima fase fino a Natale, andata e ritorno, e poi si prendono le prime e si fa l'elite. Ma per creare il girone oppure ogni anno sarebbe così? No. Per creare i primi gironi. Come si fece con l'elite juniores? Esatto, e come si fece 5-6 anni fa. Ma di più, quello fu un'idea, lo voglio ricordare, di Giorgio Ales, che venne da me, venne dal presidente, ci smesso mese di presidente, io tutti i sabati, a quei tempi si giocava di sabato, posso andare a fare una squadra 18 go, perché non si divertono né i miei ragazzi e non ci divertono con gli altri, anzi li perdiamo gli altri. E allora nella fase quella l'abbiamo fatto in un altro modo, cioè abbiamo fatto le prime di quelli quattro gironi e abbiamo composto il girone dell'elite. Questo, siccome vorrei farlo a tutti i costi anche quest'anno, vorrei fare questa fase qua. Poi si potrebbe fare il secondo girone l'anno successivo con le prime che vengono, stesso argomento. Si sa che qualche società, ad esempio del giovanile, presta il proprio settore a squadre di categorie superiori, no? Sì. Per fare magari categorie nazionali o anche regionali, anche per non andare incontro alle multe, perché il nazionale se no fa le multe anche e soprattutto, diciamo così, si scoprono gli altarini qui. Faccio un esempio: ci sono squadre, scuole che hanno magari delle juniores molto importanti, che devono ricominciare al provinciale, stravincono il campionato. È successo al Torino, ecco. Non c'è un... lo so che è molto delicata una questione, perché implicherebbe anche, insomma, altre storie, ma non c'è un modo per
veramente per selezionare una juniores in cui si dice ok, io so che questa scuola calcio è così da 8 anni e quindi... No, ci sta, perché secondo gli anni che fanno, poi vanno gli istruttori del settore giovanile di base, vanno a controllare e danno dei punteggi, quindi passano specializzate e poi quelle riconosciute proprio nazionali, quindi hanno tre fasce. Non c'è però un modo di, diciamo, di differente per comporre l'elite della juniores? Pensarlo come un campionato per chi ha le possibilità, perché magari c'è qualcuno che si trova in elite e non è in grado di sostenere. Come fai a toglierlo? Se vince un campionato di provinciale lo devi mettere per forza su. Noi abbiamo tre gironi, abbiamo tre retrocessioni e tre che vanno su. Adesso stanno facendo i playoff, certo, per le seconde. Se tante volte succedesse come è successo l'anno scorso, che il Torino, chiamiamolo adesso il Torino, era l'altra società, non iscrivendosi più, quella matricola è sparita, è subentrata, mi sembra la Rea Romanina proprio subentrò. Sì, esatto. Giusto? Penso proprio di sì. Sì. Proposta 3 e 4 sono collegate tra loro. Quei giovani che quest'anno erano under 21, giocavano obbligatoriamente in Serie C1 ed erano tanti, e dal prossimo anno avranno 22 anni. Dove li mettiamo? Proposte. Elso De Fazzi della Consulta, lo saprai benissimo. Vorrebbe creare una sorta di Civitavecchia B in Serie D. Ma anche c'è chi dice: perché non allargare l'obbligo di partecipazione in C1 e C2 a giocatori under 23 o under 25? Prima che rispondi, ti faccio un esempio. Nella regione Umbria, i 91 il prossimo anno verranno considerati under 21, ad esempio, per non perderli. Adesso vuoi rispondere? Quella è una cosa interna loro. Sì. Basta dire che loro si sono presentati, hanno fatto un campionato di juniores con due fuori quota, poi adesso questo sono andati a fare i nazionali. Sappiamo. E hanno straperso. Perché tu metti due fuori quota su quattro giocatori, certo, Fanno la differenza, no? Allora dopo sono andati a fare i fasi nazionali, hanno preso 11 gol. Okay. Non crei niente così. Vabbè, parliamo di questioni nostre, queste due proposte. Esatto. Quella. Si può allungare l'under 23. Mi sembra difficilissimo. Difficile perché la doppia squadra noi. Non è contemplata. Non è contemplata, ma per un semplice motivo. Noi tentiamo sempre di avere un organico sotto forte. Se tu cominci a mettere la doppia matricola e che sanno che possono giocare in C1, si riversano tutti su quella società e muoiono le piccole società che hanno quei due o tre elementi buoni. Ah, ok. Diciamo, non inviti a creare altre squadre che possono essere bacino di utenza per altri sì, ragazzi. Sì, è vero, questa proposta ha tanti pro ma anche tantissimi anche contro. Tanti, esatto, contro. E quindi allarghiamo l'obbligo in C1 e C2 adesso, under 25. Dobbiamo farlo a giorni, questa consulta. Ho detto la prossima settimana si farà questo tipo di proposta degli under 21 che rimangono sempre 4, ma io non parlo da quest'anno, No, è già dall'anno scorso. 2014-2015. Quest'anno sia in C1 che in C2 e in C femminile rimane tutto uguale così, come quest'anno, perché non si può cambiare ogni anno, certo. Almeno un biennio bisogna darlo. Poi diciamo che la scelta dell'anno scorso è stata abbastanza forte. È stata dura, specialmente per le squadre vincente, in un certo senso. Io dico di sì. Almeno io ho sentito il parere, alla fine anche la squadra che ha fatto tanto su, che ha vinto tutto, ha detto sì, c'hai ragione, anzi se ne erano 6 era meglio. Però diciamo che Pietro, c'è anche un fenomeno sempre più ricorrente che è quello di crearsi società parallele, no? Certo. Quello come sì. Lo vedete questo fenomeno voi? Ma basta che hanno una matricola diversa, per noi va sempre bene. Basta che hanno una matricola, poi se a gennaio se li passano uno con l'altro o a giugno se li ripassano una volta uno con l'altro, a noi non è che interessi più di tanto. Senti, visto che rimaniamo in tema, penserai mai un under 25 o 23 obbligatorio in C2? Sì, quello ci sto pensando, e under 25 sì, perché almeno vanno a fare la Serie D gli altri. Proprio perché parliamo di under. Cattivi però voi, no. Noi, se non si crea mai il vuoto, per quelli che vengono dietro, noi stiamo crescendo come settore giovanile. Se calcoli che abbiamo 70 squadre di allievi e 65 dei giovanissimi, tra 2 anni quelli stanno in prima squadra.
però c'è chi farà o la B o la D se ha più di 25 anni. Sì, è vero. Proprio perché però, parliamo di under, Pietro, anche... proposta indecente è stata fatta sull'under 21, abolirla. No. Non se ne parla proprio. Ma come fai? Ritorniamo indietro. In modo tale da dare più spazio a quei giocatori dai 19 ai 21 anni nelle prime squadre. Magari con l'ampliamento dell'obbligo. Ma guarda che se faccio come le Marche, che metto l'under 18 invece dell'under 21, massacro tutti. E io invece non ci sono. Non so, vorrei dire una segnale. Fesseria, però il settore giovanile nelle altre nazioni finisce ai 18 anni. A 18 anni. Invece noi altri lo portiamo fino a 21 anni. E questo vuol dire tanto. Perché tu dai la possibilità a 7-8 elementi, che arrivano in C1, di giocare, di farsi il suo campionato. Poi c'è quello bravo, quello meno bravo, che rimane nella squadra anche a 22 anni, a 23 anni. Però c'è una cosa che mi ha colpito molto, che sentii lo scorso anno da Maurizio Venditti, che disse: ma col fuoriquota di 22-23 anni, io magari metto un ragazzo che ne ha 16, sono 7 anni di differenza. È chiaro che è affar mio, responsabilità è mia. Però allo stesso tempo, quello che ha 23 anni, giocare l'under 21, che magari ha degli avversari fuori quota, che cosa può imparare in più? Io posso dire anche una cosa, io non faccio mai nomi. C'era una squadra che faceva l'allievo, la juniores e l'under 21, è andata a finire pure in nazionale un giocatore. Oggi gioca in B e fa l'under 21 ancora. Dici chi è? È che non lo sai, quello del Torino, chi è? Sordini. Esatto. Ah, Sordini a 16 anni già giocava in prima squadra. E ora era un fenomeno, sia ben chiaro. Però quella era la responsabilità dell'allenatore, che lo metteva, però lo vedeva all'altezza delle cose, quindi non. Questo non conta, quello dei 16 anni, che uno si prende le proprie responsabilità. Se è bravo lo mette, se non è bravo no. Però prima della pausa possiamo dire che molte squadre in realtà stanno pensando molto più alla juniors che all'under 21. È meglio, io sono più contento. Magari che faccio. Magari no, l'under 21 fareste un favore, ricordate che fate un favore, adesso lo posso dire, fate un favore al nazionale. Noi ci siamo messi a queste cose dell'under 21 per scherzo. Noi abbiamo chiesto l'autorizzazione a fare l'under 21 5 anni fa, perché c'erano quelle 2-3 squadre che lo volevano fare, però andavano a fare l'under 21 nazionale e prendevano 18 gol perché trovavano 11 brasiliani, 12 brasiliani, venivano dalla Sicilia, venivano da tutte le parti. Il presidente chiese un under 21, un girone di under 21 sperimentale. Oggi siamo a 4 gironi di under 21 da 12 squadre, 13 squadre, 14 squadre. Sono 52 squadre, che mi dite? Se non avremmo fatto questo, quanti giovani avremmo perso? Ah, quello tanti. Dobbiamo in diretta. Ultima proposta a Pietro Colantoni. Questo riguarda il femminile. Secondo arbitro in C come per il maschile. E poi questo fatto di poter tornare alle partite pomeridiane e non più serali. Ecco, quello sì. Quello sì, che è una proposta proprio che abbraccio volentieri, proprio la sposo, come si dice nel gergo romano, la sposo, perché la mia proposta, proprio la mia idea, è quella di portare le gare la forchetta dalle 15 alle 17, ma per tanti motivi, perché proprio perché il sabato pomeriggio è tutto radunato da quell'ora lì. Noi avevamo la forchetta dalle 15 alle 18 in C2, già quest'anno la porteremo dalle 15 alle 17, quindi dalle 15 alle 17 anche la C1. Quindi pochi giocano alle 18 in C, pochissimi. Due erano. Sì. Che poi, se io lo dico, l'Atletico Ferentino gioca pure alle 3 se vuoi. Certo. Lo faceva più che altro per comodità della gente, per farla arrivare lì in tempo i dovuti. Quindi più delle volte ha giocato alle 3 ugualmente, quindi non è che è questione di giocatori che non potevano andare, perché poi venivano a Roma, andavano a Civitavecchia alle 3, quindi questo quindi si può fare sin da subito. Sì, per il doppio arbitro? Per il doppio arbitro già c'era una volta il doppio arbitro, poi è stato tolto perché hanno visto che era molto blanda la cosa, abbastava uno, perché l'altro se no si annoiava veramente. Veramente. Poi adesso diventato... quando vediamo i referti arbitrali, i comunicati ufficiali, ci sono poche squalifiche, pochissime, anche perché sono molto. C'è qualcheduna che è un po' turbolentosa, però
chiaro che tranquille. Per quel che riguarda insomma la forchetta delle 15 e le 17 squadre, ti faccio un esempio tipo l'Acquedotto, che le ha tutte e due. Se l'Acquedotto giocasse in C o la femminile l'anno prossimo, in quel caso noi tentiamo con il calendario di mettere l'alternanza, certo, però poi tanto loro giocano di domenica. No, no, se fosse rimasto, il caso di quest'anno, sì, sì, se no adesso per esempio ci sarà la squadra del dottor Bracci e l'Acquedotto, si mettono alternate quelle e la domenica gioca l'Acquedotto. A meno che Bracci non vada in Serie A tramite ripescaggio, esatto, fanno l'alternanza loro. Allora, poi un'altra cosa, visto che non avete detto del tempo effettivo, perché effettivo. Questo sappiamo che praticamente è un tempo effettivo, stiamo aspettando ancora la risposta, perché ci siamo messi d'accordo anche io e il Veneto, abbiamo parlato un pochettino, perché ci sia un po' un tappo da parte della federazione, perché deve pagare lei, deve pagare l'arbitro. Ci ha chiesto i conti, adesso il presidente Zarelli stava preparando i conti, perché è lui che ha fatto la prima proposta, il presidente Zarelli, quindi noi dobbiamo molto a Melchiorre Zarelli, perché per il calcio a 5 sta dando tanto, perché la Final Four se l'è inventata lui, la Final Eight se l'è inventata lui, tante cose, adesso la Coppa delle Province in Serie D, basta che giocano, li fa sempre giocare in continuazione. A proposito, apriamo una parentesi, tutti ci chiedono quando sarà la finalissima Real Castelfontana Nord-Ovest e quando si giocano venerdì i quarti. Venerdì sera alle 21 al Divino Amore. E i quarti? I quarti ce ne stanno, alcune partite, domani esce sul comunicato, alcune partite giocano di sabato, dai, pomeriggio alle 3, una alle 3, una alle 4, sicuro, che mi ricordo io, e le altre tra il venerdì e una alle 18 di sabato. Prima della tua proposta, un riepilogo generale, parola a Walter però. Volevo chiedere proprio una cosa breve, Pietro, parlavamo per quel che riguarda il tempo effettivo, no? Della possibilità che ci sia il cronometrista, molti campi sono omologati, però è complicato, Pietro. Io già ho pensato a quei campi che sono complicati, fanno un taglio alla rete, se viene fatta questa, mettono il tavolo da quest'altra parte, metteranno un cancello, dove, per esempio a Casal Toraccia c'è il campo per quello a fianco, fanno un cancello, mettono il tavolo di ghiere e si vede il coso. Ci pensi tu a fare lavori? Ci pensano loro. Vabbè, ci vuole poco. No, scherzo. Allora, scherzo. Riepilogo generale di queste nostre proposte, correggimi tu se sbaglio. Bonus per le iscrizioni alle società giovanili, sì, favorevole, si può fare anche sin da subito? E ci stiamo pensando. Il fatto che sul calcio a 11 è avvenuto quest'anno, faremo anche per il calcio a 5. Argomento C2, sorteggio integrale, tendenzialmente no, ma ci si può pensare. Ci si può pensare, sì. Iscrizione alle Serie D di eventuali seconde squadre, molto ma molto difficile, quindi no. Allargare l'obbligo di partecipazione per C1 e C2 per Under 23 e Under 25, ci si può pensare, ma tra due anni. No, tra 14 e 15. Argomento giovanili, categorie elite, allievi giovanissimi, già è il tuo sogno, quindi mi sembra proprio che si possa fare. Salari cap va bene, purché si mettano d'accordo le società, per affari loro. Argomento femminile, secondo arbitro no. Disputa delle partite il pomeriggio e non la sera, sì. Sì. Le 15 alle 17. La tua proposta che riguarda le categorie giovanili. A te, Pietro. L'Under 21, insomma, sappiamo che c'è. Under 21 allora, juniores. Allora, la proposta che vorremmo portare a conoscenza delle società è quella dell'Under 21, di farle giocare lunedì e martedì e la juniores la domenica mattina. Perché? Perché il ragazzino di 17 anni deve essere per forza accompagnato o da un genitore o mette in crisi una società, perché a 17 anni andare in giro e ritornare il venerdì sera alle 10, alle 11, a mezzanotte, secondo le trasferte che gli vengono date, mentre per l'Under 21 giocare il lunedì e il martedì con quattro gironi che sono molto raggruppati di più della juniores, può essere più semplice. Più semplice. Ma se si invertisse, se l'Under 21 giocasse il venerdì? No, perché al sabato servono. Metterei in crisi le squadre del C1, certo, e del C2 che hanno gli under. Ci avevo pensato anche a questo. Addirittura avevo pensato al giovedì, però spaccavo troppo gli allenamenti, può darsi che li vogliono per fare la rifinitura il giovedì, mentre il lunedì o il martedì. Magari il primo viene considerato per l'under 21 il primo allenamento. Esatto. Il lunedì è il primo allenamento, l'under 21 può pure
non esserci perché fanno il defaccendamento, certo, tutte queste sì. cose qua. Questo mentre... anche si potrebbe fare sin da subito. Sì, al prossimo anno. Se le società sul vostro sito scrivono che sono d'accordo, gliele butto subito dentro. Sarei contentissimo perché la sera io quando mi telefonavano, ma la partita, l'arbitro non arriva, arriva, iniziamo nelle 21, dico alle 10:30, riparti da su, da Rieti, ritorna certo, anche giù. Perché dicevamo in privato, molti ragazzi prendono il motorino. E poi il motorino. Comunque sono qui, 15-16 anni. Esatto, 17 anni, ma pure 15 anni addirittura. La preoccupazione per il genitore e per chi ce li manda, pure per noi. Eh sì, hai perfettamente ragione. Purtroppo siamo in chiusura. Io devo dire che, insomma, bisogna dire una cosa, Pietro, che molte di queste proposte tu hai detto sì e ci stiamo pensando, quindi in un certo senso, visto che sono state le società a proporle, sì, sì. Ma le idee recepivo anche le io, idee, le società come sì, l'hanno certo. detto a voi. Quando si parla per telefono, con la tua come stai, e poi ti dicono la loro cosa, uno la scrive, se la tiene, se la mette magari nel cassetto, ma non rimane nel cassetto, ogni tanto la leggi, dici come posso fare. E questa proposta della Juniores non è che me la sono inventata io, perché mi è stata data da 2, 3, 4 società. Anche... Tu, diciamo che voi ascoltate e poi... E poi perché non prendere le cose buone? Una cosa, in questo senso, in questo caso ci hanno contattato una decina, una quindicina di società. È chiaro voi quante ne avete? Se dico 100 non dico un numero... 188. Esattamente. Pure. La cosa che ci hanno chiesto queste società è se si potessero fare degli incontri con maggiore frequenza. È chiaro che anche voi chiederete anche più affluenza. Esatto, ma soprattutto perché... incontri territoriali. Perché credo che lo stesso Claudio Vergini ci spiegava che per lui, e chiaramente per altre tante società, è difficile... partecipare ad un incontro alle 4 alle 5 di pomeriggio a 100 km di distanza, ad esempio. Quindi se si potevano fare più incontri e per territorialità, un po' come si fa con il girone di Serie C2. E allora io potrei anche proporre il prossimo anno, dall'inizio della stagione, non so, il girone A si farà il girone A, il girone B si fa il controllo del girone B. La Serie C noi abbiamo fatto un raduno l'altro anno, che mi sono vergognato, perché erano 27 arbitri e 12 società tra C1 e C2. Su questo hai perfettamente, perfettamente ragione. Io mi sono vergognato, io e il presidente siamo guardati e dice: questi tutti vestiti uguali, con la cravatta, tutto quanto, e noi ci siamo a trovati. Che ora era questo raduno? Era le 18:30 lì a Viale Lungotevere, anche centrale, insomma, per quelle società pure che stavano lì intorno. Quindi chiediamo da parte vostra anche maggiore partecipazione da parte delle società. Delle società, sì. Purtroppo... Ma su tutte le cose, se noi andiamo alle votazioni, io abbiamo avuto le deleghe, 9 società con 30 deleghe, 69 su 190 aderenti al voto, sono tante. Sì. Purtroppo ti dobbiamo salutare, noi ti ringraziamo anche per essere stato qui, sono andate abbastanza bene queste proposte, come no? Molte poi l'accetto sono... volentieri, lo sanno tutti quanti, tutte le mie società sono attuabili perché sin da subito. Dico sono le mie società perché quella che sorge adesso è il 1° luglio e quella che ha 30 anni per me sono tutte uguali, perché difendo quella nuova e quella vecchia nello stesso modo, poi loro lo sanno che io sono sempre disponibile, il mio telefono è sempre acceso pure la sera a mezzanotte, quindi ti abbiamo dato un bel lavoro da fare con queste proposte. Sì, ma io è piacevole. Sono contento perché quando si fanno le cose nuove ogni stagione è sempre più bella.